presentato il piano di interventi in programma fino al 2030 per rendere più attrattivo l'aeroporto di Taranto-Grottaglie. Taranto deve fare dell'armonia e della forza interiore l'elemento per, per spingersi oltre i propri limiti, un progetto bellissimo per la ripresa del ciclo economico del territorio. E' quanto ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano. Vediamo. C'è un bellissimo progetto che oggi Aeroporto di Puglia sta presentando, quindi cercheremo di rendere più attrattiva possibile la stazione, il terminal. Si tratta ovviamente sempre di una grande fatica perché noi parliamo continuamente, persino con il boss di Ryanair, durante la presentazione dell'ultimo accordo l'ho pregato. In tutte le maniere di eh, valutare persino l'ipotesi di far diventare l'aeroporto eh, di eh, Taranto Grottaglie una base operativa di Ryanair. Stiamo facendo questa cosa con eh, compagnie cinesi, insomma in tutte le maniere possibili e immaginabili noi promuoviamo l'aeroporto eh, di Grottaglie. È chiaro che. Le previsioni di traffico da Taranto non sono diciamo, sufficienti per ora. Questa è la seconda città della Puglia. Se questa città riparte, avrà anche traffico aereo sufficiente a gestire e a rendere economica la gestione eh, di voli eh, per qualunque destinazione del mondo. Insomma, eh, non si può lavorare su un aeroporto e basta, si deve lavorare sull'intera provincia. Bisogna stare uniti, non bisogna litigare. Bisogna avere la forza alle volte persino di ingoiare qualche piccola gaffa da parte dei propri interlocutori, Taranto deve fare della armonia e della forza interiore l'elemento per spingersi oltre i propri limiti. La città è meravigliosa, i cittadini sono straordinari, hanno accumulato purtroppo quella energia che si chiama rabbia, che io conosco bene perché l'ho vissuta diciamo, in tante occasioni anche nella mia città, qualcuno dice che sono un po' ossessionato da... Da Taranto e da questa provincia. E vabbè, è vero, mi sono fatto ossessionare da questa grande energia perché io sono certo che quando Taranto avrà, diciamo, starà al massimo regime la Puglia avrà raddoppiato la sua performance perché il destino di Taranto è essere al servizio di una Puglia che trainerà tutto il mezzogiorno. Io a questa cosa ci credo e l'aeroporto ovviamente è in funzione di questa visione.